L'ho visto qui a Bologna quando c'è stato il famoso congresso del 1997, l'ho visto sulla Papamobile, l'ho visto anche la fatica che ha fatto a salire i 9 gradini di San Petronio. Ogni gradino è stato un martirio per lui, però lui ce l'ha fatta ed è questa la forza che gli ha dato Dio. Sono in America, sono in Italia per un semestre, ma sono un cattolico e sono a Roma. Sì, sono un storico dell'arte e per me lui è sempre un teologico. È incredibile che un senso oceanico quando tutte le persone pregano la preghiera the Lord's Prayer in latino. Per me è stato un grande papa, molto aperto, ci ha aperto il mondo intero, soprattutto il mondo dell'est. E lo ricordo con molto affetto. È stato una persona veramente santa, perché soprattutto si è rivolto ai giovani, i quali hanno sempre bisogno di qualcuno davanti, di qualche esempio. E secondo me l'esempio che lui ha dato, l'umiltà, la forza che ha avuto, è stata pregnante e tanto importante. Mi commuovo, guardi, deve scusarmi, ma... Senz'altro la frase che più è rimasta impressa è stato il non abbiate paura. Non abbiate paura, ecco, in questi giorni, in questi momenti di grande tensione, sia per la situazione mondiale, ma trasportando anche più a livello personale, il non avere paura, il richiamo comunque a un'esistenza viva e forte è stato molto importante. Ecco. Ricordo riconoscente per questo Papa che ha dato un esempio e una testimonianza di fede per la Chiesa, ecco, per il mondo. Ecco.